Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Nel 1980 la casa tedesca Lamy ha introdotto sul mercato quello che poi è diventato il suo modello più famoso, ovvero la Safari. Nel 2021, in occasione dei 40 anni, questa casa ha prodotto due versioni del modello Umbra in due dei colori originali utilizzati per la prima versione, il Savannah Green ed il Terra Red. Oggi proveremo la Savannah Green dotata di un pennino medio e caricata con il suo inchiostro proprietario di colore blu. Allora, Lamy, Safari, Savannah Green. Bene, iniziamo con la classica prova di scrittura. Il pennino presenta una leggera flessibilità, infatti se io calco il tratto diventa un pochino più spesso. Ottimo lo skipping, scrittura rovesciata. Buona anche questa. Decisamente generoso. Proseguiamo la prova di scrittura con una famosa frase di Henry Ford. Le anatre depongono le loro uova in silenzio. Le galline invece schiamazzano come impazzite. Qual è la conseguenza? Tutto il mondo mangia le uova di gallina. Bene, a questo punto possiamo fare una comparativa con quest'altra, la Lamy Safari, però che monta il pennino sempre medio ma in acciaio. Allora, come prima cosa spostiamo la cartuccia dell'inchiostro. Allora, questa è quella del pennino brunito. Bene, proseguiamo quindi questa qui è il pennino in acciaio. Questo pennino non è flessibile, anche premendo non cambia il tratto. Vediamo lo skipping, vediamo la scrittura rovesciata. Anche lui è abbastanza generoso.
Proseguiamo la prova di scrittura con una frase di Oscar Wilde. L'esperienza. È il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame. Poi ti spiega la lezione. Bene. A questo punto siamo arrivati alle conclusioni. Confrontando le due prove di scrittura, risulta che il pennino medio brunito ha un tratto leggermente più marcato rispetto a quello del pennino in acciaio. I due pennini comunque sono abbastanza differenti. Entrambi presentano un leggero feedback, anche se ho notato che sul pennino in acciaio il feedback è leggermente più accentuato che su quello brunito. Ed è per questa ragione che mi è piaciuto di più quello brunito. Bene, cari amici, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per le notifiche. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.